Salve a tutti crashari e benvenuti in questo nuovo video. Io sono DaniQ94 del Crash Bandicoot Zone. 12 anni. 12 anni o 22, dipende dai casi, e finalmente sta succedendo, ragazzi. Abbiamo finalmente un sequel diretto di Warped. Quando fu annunciata la Insane Trilogy, eravamo felici di rivedere il nostro Bandicoot preferito. Due anni dopo, quando i Gran Premi iniziarono ad arrivare nel remake di Crash Team Racing CTR Nitro Fueled, iniziammo a vedere qualche po' di sperimentazione su alcune tracce e su concept originali di personaggi e di kart. Questo ci fece sperare che forse Activision e Binox stessero testando le acque per vedere come avremmo reagito a un capitolo completamente nuovo del franchise di Crash Bandicoot. Queste speranze cominciarono a realizzarsi qualche settimana fa, quando i content creators, tranne me e altri ragazzi di YouTube Italia, perché si sa siamo sfigati, hanno iniziato a ricevere pacchetti per posta dal Your Favorite Bandicoot. Il contenuto di questi pacchetti era un puzzle che, una volta completato, rivelava una maschera completamente nuova, Cupuna Wa. Proprio come i dadi da corsa che erano usciti prima di CTR Nitro Fueled, i fan sapevano che una rivelazione non era tanto lontana. E qualche giorno dopo abbiamo avuto il trailer completo di Crash Bandicoot 4 It's About Time. Nuove meccaniche di gioco, nuovi sviluppatori e una direzione artistica fresca e piacevolmente familiare. C'è molto di cui essere entusiasti, quindi cerchiamo di capire tutto quanto. Dal momento in cui il trailer ha inizio, qualcosa ci è sembrato diverso con questo Crash rispetto alle iterazioni che abbiamo ottenuto in Insane Trilogy e Nitro Fueled. L'estetica sembrava più pulita, meno realistica. Crash e Coco sembravano morbidi. Cortex aveva un bel mix di minaccioso eppure comico, similarmente a quello che potevamo vedere in Titans e Mind Over Mutant. Anche i livelli stessi, pur essendo incredibilmente vibranti, sembravano esteticamente piacevoli. L'ultima volta che ho provato questa sensazione di soggezione per i design dei personaggi e dei livelli è stato quando ho visto il primo trailer di Spyro Reignited Trilogy. Quindi potete immaginare la mia sorpresa quando ho visto che Toys for Bob e non Vicarious Visions o Binox, impegnati da altri progetti per Crash e Spyro in futuro, erano quelli che stavano sviluppando questo nuovo gioco. Nel caso non lo sapeste, Toys for Bob è stato lo sviluppatore principale della serie di Skylanders e di Spyro Reignited Trilogy. E a quanto pare, questo gioco sta ereditando molto da questo stile artistico. In una recente intervista dello youtuber Canadian Guy E, che potete trovare sempre su questo canale tradotta e doppiata da Bugaboom, il direttore creativo Paul Yan ha parlato di come è stato passare dal lavorare da Spyro a Crash. In quell'intervista ha affermato che hanno iniziato a lavorare su Crash Bandicoot 4 appena rilasciata la Insane Trilogy, nello stesso modo in cui hanno fatto con Spyro, ovvero facendo un tuffo profondo nella trilogia originale e poi individuando cosa espandere, gonfiare ed ingrandire. Prima di entrare nel merito di come è stato ampliato il gameplay, diamo un'occhiata ad alcuni dei design dei personaggi. In uno screenshot vediamo Crash mentre evita un alieno che fa il bidello all'interno di una specie di stazione spaziale. Il fatto è che, però, la faccia di quell'alieno assomiglia molto al Nitrous Oxide. Si potrebbe dedurre quindi che questo alieno sia un Gasmoxiano. Quella potrebbe essere una stazione spaziale a Gasmoxia? Ho lodato Toys for Bob in passato per quello che ha fatto con Spyro, ma vederli prendere un personaggio esistente della mitologia di Crash e costruirci attorno un'intera razza è ad un livello completamente superiore rispetto a quanto visto finora nella serie, e non vedo l'ora di vedere cosa faranno per il resto. La serie principale di Crash Bandicoot è sempre stata un platform, ma questo genere può significare molte cose diverse. Spyro, Crash e Super Mario sono tutti giochi platform, ma funzionano tutti in modo differente. I precedenti stilemi della serie di Crash Bandicoot torneranno naturalmente, come il Jet Board di Crash 2, anche se ci sono stati diversi miglioramenti al genere platform nel corso degli anni, e sembra che Crash 4 stia incorporando alcuni di questi miglioramenti. Per cominciare, Crash può ora eseguire una corsa sul muro, un concetto che è stato reso popolare dalla vecchia serie di Prince of Persia. Allo stesso modo, Crash può anche scivolare sulle rotaie come nella serie di Ratchet & Clank. La differenza qui è che Crash può fare molto di più di Ratchet. Può infatti spostarsi in totale libertà mentre viaggia sulle rotaie. Quindi, se ci sono dei diritti in mezzo, Crash si appenderà
come su una corda. Se c'è qualcosa di collezionabile su entrambi i lati, invece, Crash potrà oscillare. Crash non è mai stato così dinamico prima d'ora, e questo renderà sicuramente il ritmo di questo gioco ancora più fluido. Ah, a proposito, come le gemme in Spyro, o i bulloni in Ratchet & Clank, sembra che la frutta Wumpa ora verrà attirata automaticamente verso di noi. Questo significa che dopo aver rotto una cassa, non è necessario correre in cerchio per raccogliere i frutti sparsi. Verrà raccolta automaticamente mentre continuate a correre. Tuttavia, ci sono alcune sfide che Crash e Coco non saranno in grado di superare normalmente. Ed è qui che entrano in gioco le nuove maschere quantiche. Nel trailer vedremo tre nuove maschere: Ika Ika che controlla la gravità, Kupuna Ua che controlla il tempo, e una terza maschera, la Niloli, che cambia elementi nel gameplay e che fa un commento sarcastico ed ironico sulla rottura della quarta parete. A proposito di quel commento, uno dei momenti più interessanti del trailer, a parte quel fantasma Ghosty che insegue Crash o Cortex che preme con entusiasmo quel pulsante, è stato il commento di chiusura tra Crash, Coco e la Niloli. Quante volte l'hai già battuto questo buffone? 3. Ah sì? Solo 3? Strano. Avrei detto di più. Quando Coco dice di aver battuto Cortex solo 3 volte, la ragazza confermerà che si tratta del sequel diretto di Crash 3 Warped. E quando la maschera risponde che avrebbe potuto giurare che fossero state di più, è un riferimento ai diversi giochi usciti nell'era post Naughty Dog, che sono sempre stati oggetto di discussioni tra i fan. Ebbene, come suggerisce il trailer e come è stato confermato nell'intervista di Canadian Guy He con Paul Yan, ora abbiamo tra le mani un multiverso. Così, mentre questo gioco specifico segue Warped, tutti gli altri giochi sono canonici, ma non in questo nuovo universo o linea temporale. Anche se, come è stato rivelato nell'intervista precedente, questo uso delle linee temporali e del multiverso permette anche molti altri cambiamenti stilistici. Toys for Bob è rimasta molto fedele alla ricca storia e alla lore di Crash Bandicoot. Proprio come hanno fatto con Spyro, vogliono che si senta quella sensazione nostalgica, ma con quella scintilla di novità. Il multiverso permetterebbe loro di fare grandi cambiamenti senza intaccare la nostra linea temporale principale. Potremmo vedere alcuni personaggi magari cambiare fazione, potremmo vedere personaggi con stili di gioco completamente nuovi, potremmo vedere tornare personaggi come Crunch e Nina con una nuova veste. Con un multiverso di rado in mezzo, adesso tutto è possibile. Forse anche un certo Drago Viola che potrebbe fare la sua comparsa, dato che ora condividono uno stile artistico unificato. Come abbiamo appreso da un'email trapelata da GameStop, Crash Bandicoot 4 avrà oltre 100 livelli. A confronto, gli altri giochi della serie hanno circa 30 livelli. Si tratta di una quantità positivamente pazza. Tuttavia, ci potrebbe essere una spiegazione molto più ragionevole, più pensata, e ciò riconduce al fatto che Cortex è giocabile. E se i 100 livelli non fossero tutti 100 livelli unici, ma piuttosto personaggi diversi che attraversano paesaggi simili? Abbiamo avuto questa conferma con le alternative timeline di Cortex. Gli sviluppatori hanno promesso anche che ci sarebbero state alternative timeline di altri personaggi, e come sapete io penso possano essere Tauna e Dingo Dile. Questo però non vuol dire che saranno personaggi diversi che giocheranno gli stessi identici livelli, anche perché, come possiamo vedere dai gameplay, Cortex si muove in modo molto diverso da Crash e Coco. In realtà Neo è in grado di trasformare i nemici in piattaforme. Una sfida per Crash non sarebbe una sfida per lui. Giocando con la geografia dei livelli e aggiungendo nuovi pericoli, questo potrebbe essere un modo brillante per massimizzare la giocabilità. Aggiungete il fatto che c'è sicuramente qualcosa o qualcuno di più di un semplice Cortex come personaggio aggiuntivo e avremmo magari circa 30 livelli moltiplicati per 3 o 4 personaggi. E tutto questo sembrerà molto più accessibile. Il che ci porta al punto finale. Questo gioco avrà due modalità, retro e moderna, e ognuna di esse si riferisce a come vengono gestiti game over. In modalità retro si applicano le vecchie regole, si ha un certo numero di vite o tentativi e se li si perde tutti si parte dall'inizio. La modalità moderna invece rimuove il limite e vi dà un numero illimitato di tentativi. Detto questo però, il completamento di una sessione entro il numero di vite impostato vi farà guadagnare una gemma chiara in quel livello. Questo è un ottimo modo per accontentare sia i giocatori hardcore, sia per far sentire il gioco accessibile ai nuovi arrivati, pubblico importantissimo, pur incentivandoli ad alzare la posta in gioco e a diventare bravi. Personalmente non ho ancora deciso se giocherò prima la versione retro o quella moderna.
Tutto quello che so è che non vedo l'ora che arrivi il 2 ottobre, quando Crash Bandicoot 4 It's About Time uscirà su PS4 ed Xbox One. Per quanto riguarda Switch e PC non è ancora stato annunciato nulla, ma se segue lo schema dei precedenti giochi di Crash e Spyro, sono sicuro che alla fine verranno annunciati. Ricordatevi che ogni giorno pubblicheremo un articolo riguardante questo videogioco sul Crash Bandicoot Zone. Quindi mi raccomando, seguite la pagina Facebook Crash Bandicoot Zone, pagina italiana, la pagina Instagram Crash Bandicoot Zone ed il sito ufficiale crashzone.forumcommunity.net. E noi ci vediamo, come sempre, in un prossimo video. Statemi bene e viva Crash Bandicoot!